In questo video sono appena rientrato da fare un bellissimo volo col mio nuovo Mavic Air 2 e vi voglio dare le mie prime impressioni per quanto riguarda le fotografie, i video e come si fa a volare dal punto di vista di uno che non ha mai toccato un drone. Infatti questo è il primo modello che vado ad acquistare e ne sono rimasto totalmente sbalordito, sia per la facilità di utilizzo, è veramente semplicissimo da pilotare, però ovviamente ci vogliono tutte quante le dovute accortezze, precauzioni e ovviamente anche le eventuali autorizzazioni, nonché il patentino, l'assicurazione, quindi un sacco di cose, però è veramente, veramente facile da pilotare e da controllare per andare registrare foto e video nel mio caso ho acquistato la versione base la versione da barbone tra virgolette che costa solo 849 euro su amazon e anche sul sito originale se non ricordo male io però l'ho acquistata su amazon andando a pagare con un codice buono che c'era su amazon 754 euro nella confezione che è veramente veramente antipatica da aprire così di in piedi troviamo pochissime cose l'indispensabile quantomeno in questa versione base. Ovviamente troviamo il drone, io sono già andato anche a mettere ovviamente il QR code che ho fatto su di flight, perché si deve, bisogna portarselo dietro, troviamo sei eliche, di cui tre grigie e tre nere, due sono ovviamente di ricambio, so che nella FlyMore Combo sono 8 quindi c'è un intero set di eliche che si possono andare a cambiare, frontalmente ovviamente abbiamo la fantastica camerina, da 12 megapixel, che però possono diventare anche 48 sfruttando una tecnologia particolare. E infine poi abbiamo la batteria che va messa qua sopra, al momento è in ricarica, perché sono già quasi pronto per tornare a volare. All'interno poi troviamo secondo me un fantastico radiocomando, non ne ho provati altri, quindi non so fare un paragone di ergonomia e di doti di qualità dei pulsanti eccetera, però devo dire che mi è piaciuto un sacco e mi permette anche di andare a bilanciare benissimo il Mi Mix 3 che è uno smartphone veramente veramente pesantissimo, però ha un bello schermo. I comandi sono veramente fantastici, molto precisi e permettono di fare tutti quanti i movimenti sia del drone che di camera in maniera fantastica. Mi è piaciuta moltissimo, l'unica purtroppo ghiera per controllare il gimbal ha un feeling molto molto preciso e si riesce a controllare parecchio bene con notevole precisione il gimbal quindi la sua inclinazione verso l'alto e verso il basso verso l'alto si riesce a arrivare fino a 24 ⁇ gradi 25 ⁇ gradi se non ricordo male e poi ovviamente si può puntarla perfettamente a 90 ⁇ gradi perpendicolare al suolo o al mare comodissimo il tasto di return to home qui davanti così come il go di accensione e bellissimo lo switch tra la modalità tripod normal e sport e devo dire che in tutte quante queste tre modalità il drone si comporta fantasticamente ho iniziato a pilotarlo in tripod, ovviamente, perché non volevo fare assolutamente danni. E in tripod, sebbene non sia proprio lentissimo, è comunque molto più lento rispetto alla normal, che ovviamente è quella più usuale. Quella che si trova di default, e poi invece nella sport dove non ci sono più i sensori attivi, diventa veramente una bella bestiolina, agilissima e molto scattante e anche molto divertente da pilotare. Personalmente non l'ho utilizzata molto, solamente per 5 minuti di volo, forse per vedere, per provarla, ma ovviamente. In campo totalmente aperto e oltretutto sul terreno abbastanza basso, a circa due metri di quota, in modo che anche se lo avessi fatto cadere, non avrei fatto chissà quale danno. Bellissima anche l'idea di mettere l'antenna qui, perché appunto io non avrò più le antennine qui dietro, come ho visto, comunque in altri telecomandi di altri droni. E bellissima anche la soluzione che ha portato DJI che ci permette di andare a inserire il cavetto qua di nasconderlo e di non andarlo a perdere. Quindi in un corpo comunque così compatto si riesce ad avere tutto quanto quello che ci serve. Ovviamente poi gli stick possono essere svitati e posizionati nella parte sottostante come in tantissimi altri telecomandi che la DJI ha realizzato. Nella confezione poi vengono forniti anche altri due stick per questo telecomando nel caso in cui li andassimo a perdere perché effettivamente non si può mai sapere. Ora non voglio dilungarmi troppo sulle singole specifiche tecniche, perché ho visto che sono già usciti un sacco di video su questo drone che è uscito veramente da poco e anche abbastanza famoso e soprattutto vi rimando a quei video perché io, dal lato, eh, diciamo, drone e tecnologia di drone di volo sono veramente zero. Non sono di certo la persona più indicata per parlarvene. Però sono un fotografo, mi piace fare anche video, quindi quello che vi posso dare è qualche parere da un punto di vista tecnico, sulla parte di foto, sulla parte di video, foto che ho realizzato sì. 12 megapixel che 48 megapixel e devo dire che in entrambi i casi il risultato è veramente impressionante per un sensore così piccolo contate che sono abituato al sensore full frame che è veramente molto molto più grande rispetto al mezzo pollice di questo sensore però si comporta molto bene mi sono piaciuti un sacco i video infatti ho realizzato clip sia in 24 che 25 fps sia in 4k a 60 fps in modo da poterli poi rallentare un pochino e creare delle visioni ancora più pi Piacevoli, più cinematiche come si suol dire, che risultano molto belle e molto interessanti. Ottimo anche il profilo di Cine Like, che purtroppo non possiamo andare a personalizzare in termini di contrasto, saturazione e nitidezza. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse un briciolo in meno di nitidezza di default su questo drone, però non è una cosa. Devastante. ad esempio in Premiere ci basterà andare a calare di meno 1, meno 2 la nitidezza per avere un aspetto molto più naturale delle immagini del drone e parlo di immagini video in modo che si possano sposare al meglio anche con clip ad esempio della Sony RX100 che sono tendenzialmente migliori avendo un sensore più grande e comunque una resa un pochino più naturale detto questo andiamo a vedere un secondo le fotografie che ho realizzato e poi ovviamente ci vediamo prossimamente sempre qui su questo canale con tantissimi nuovi video cominciamo da questo primo scatto che ho... Ho realizzato la prima sessione di video come avete visto dall'anteprima dall'inizio del video ho in pratica ripreso due giornate differenti ieri mattina e questa mattina e questa è una delle foto che ho realizzato nella prima mattinata come vedete qui in basso si può notare che è una fotografia da 48 megapixel quindi sono andato a sfruttare la tecnologia di questo sensore per riprodurre appunto un'immagine da ben 48 megapixel che per un sensore così piccolo sono veramente, veramente tanti. Andando a zoomare al 100% si può vedere che comunque sia, si riesce ad avere una buona qualità con anche poco rumore. Ma fate attenzione perché quando importate file all'interno di Camera Row, di Lightroom, molto spesso viene applicata una nitidezza di default. Quindi, per capire effettivamente se c'è o meno rumore nel file vi consiglio di andare a disabilitare momentaneamente la nitidezza per capire l'effettiva qualità del file, altrimenti verrebbe falsata da un'impostazione predefinita del software. E andando a analizzare, andando a vedere anche un pochino gli elementi più fini. Si riesce comunque ad apprezzare molto bene il dettaglio di questo piccolissimo sensore. Come infatti potete vedere si riescono a eh, vedere molto molto bene i dettagli anche di queste case e anche un pochino di questi alberi che comunque hanno dei dettagli molto molto sottili. È chiaro non si vedono i rami, non si vede con una qualità pari a un sensore a PSC o full frame, però devo dire che è veramente un'ottima telecamerina. In questo caso scattato a ISO 100 come potete vedere ci sono un pochino di artefatti nel cielo. Però già andando a ridurre un pochino il disturbo si riescono a mitigare. Inoltre andando anche a aumentare la riduzione del disturbo colore si riesce a eliminare ulteriormente la presenza di artefatti nell'immagine. Fate attenzione a non esagerare altrimenti poi si rischia di perdere la naturalezza dei colori in sé. Questa invece è una fotografia che ho realizzato a 12 megapixel e se devo essere sincero in questo caso la qualità è ancora migliore. Gli artefatti sono in pratica assenti vi faccio vedere subito andando a diminuire un pochino l'esposizione e andando a zoomare ad esempio al 200% nel cielo come potete vedere in pratica qui non ci sono assolutamente artefatti e ho ancora la nitidezza attiva in questo caso quindi la vado a portare a zero come potete vedere in questo caso la resa è decisamente migliore quindi personalmente quello che mi sento di dire è che come è già stato detto da moltissimi altri, quando c'è poca luminosità, c'è poca luce e ci sono delle zone parecchio scure, per limitare gli artefatti e il rumore in quelle zone, è meglio andare a utilizzare la funzione di scatto singolo a 12 megapixel. La 48 megapixel la vedo più che altro legata a fotografie dove c'è già luce, quindi magari dopo l'alba abbastanza prima del tramonto già in quelle situazioni io personalmente vi consiglio di utilizzare la modalità singolo o eventualmente la modalità bracketing nel caso in cui servisse qui ho un altro file che ho sviluppato e anche pubblicato sulla mia pagina di instagram dove potete trovare tutte quante le mie fotografie questa è una fotografia scattata durante l'alba quindi come potete vedere ci sono ancora tutti quanti quei bellissimi colori arcobaleno proprio appunto di questo momento della giornata e devo dire che anche in questo caso la qualità del file è veramente veramente buona i dettagli ci sono il rumore è estremamente limitato anche in quelle zone dove comunque sia è più facile vederlo quindi le zone prive di texture quindi veramente un'ottima cosa ottima anche la gamma dinamica perché mi ha permesso di gestire con un singolo scatto perfettamente l'esposizione del cielo e del mare ecco il prima e il dopo quindi mi ha permesso di andare a gestire veramente veramente molto bene l'esposizione di questa foto andandone a tirare fuori quello che per me era appunto il meglio al momento dello sviluppo di questa foto. Per terminare la panoramica degli scatti ecco qui un bracketing. Qui ho utilizzato solamente due fotografie o meglio ne ho selezionate solamente due dalle cinque che sono andato a realizzare e questa funzione è estremamente utile, molto rapida e funziona veramente molto molto bene. Anche in questo caso foto da 12 megapixel per avere una migliore qualità del file come vedete comunque i dettagli anche sul ponte della ringhiera sono perfettamente visibili anche con una risoluzione così contenuta e ovviamente per andare ad unire queste due fotografie quindi per recuperare i dettagli e i colori anche nel cielo che in questo scatto singolo non sono recuperabili purtroppo perché c'era parecchia luce che stava provenendo da dietro le montagne si può andare a unire quest'altra fotografia o con le maschere di luminosità. Ho realizzato un sacco di tutorial, anche un tutorial premium che potete trovare sul mio sito, oppure qui direttamente in Camera Row o in Lightroom si può fare ad esempio una fusione HDR molto molto semplice che consente di andare ad unire le due fotografie in maniera molto semplice. Qui si possono anche andare ad applicare le impostazioni automatiche che io personalmente sconsiglio perché sono appunto legate al software, non è mai una cosa buona, preferisco andare a lavorare io manualmente per perfezionare effettivamente il risultato e qui poi si può andare a correggere la sovrapposizione ad esempio delle onde perché tra uno scatto e l'altro ci sta che le onde siano leggermente cambiate quindi si può ad esempio utilizzare una rimozione alta dell'effetto fantasma e quindi andare a eliminare qualsiasi problema. Una volta finito basterà premere su Unisci, selezionare la cartella desiderata e premere su Salva. In questo modo quindi verrà creato il file a piena risoluzione in HDR, quindi poi potremo andare a sistemare un pochino meglio le regolazioni del caso e ottimizzare il file per la stampa oppure per la pubblicazione sul web.